abbiamo creato un modello, il modello della bottega delle arti creative, che voi conoscete, che è questo piccolo piccolo spazio in una periferia romana che fa arte sia come formazione che come rappresentazione. Abbiamo pensato che potesse diventare qualcosa di più, appunto cercare di sognare grande, potesse diventare un modello europeo. Allora abbiamo cominciato a cercare altre botteghe simili alle nostre, provenienti da altri paesi d'Europa, e abbiamo creato una rete, o meglio abbiamo messo un semino per quella che potrà essere negli anni una rete sempre più grande, sempre più aperta a giovani artisti e creativi che dirigono botteghe in Europa. Sono passati 11 anni, da quando, in quell'ottobre del 2004, proprio qui, non qui in bottega, a Roma, è stata firmata la Carta Costituzionale Europea. Penso che i giovani artisti e il modo in cui loro potranno interpretare questo spazio europeo della cultura attraverso anche questo scambio di esperienze, questa, tu mi raccontavi che molti saranno, ogni paese adotterà in qualche modo un personaggio, una personalità che in qualche modo rappresenta la storia, il farsi della storia dell'Europa. Sono molto grata al gruppo Jovel perché mi hanno fatto un enorme favore. Loro nemmeno lo sanno, mi hanno fatto vedere incarnata dentro corpi, voci, progetti, spettacoli, parole, il mio sogno di politica culturale. Voi siete, direi, proprio nati ancora, avete, come dire, rappresentate in qualche modo, e l'avete fatto nascere in modo molto originale e in senso glocal. Voi siete l'altra medaglia dell'Europa, un'Europa che si allarga, un'Europa che parla ai popoli e che non ricostruisce i muri e le barriere, e quindi è l'Europa migliore che deve davvero vincere, che deve affermarsi. Europeo, finiscono le risorse, finisce il biennio, non è così. Voi seminerete qualcosa che sono certa andrà di là anche della vostra esperienza. Tantissimi auguri e veramente felice di essere qui con voi. Cioè, non è vero che non c'è una speranza, non è vero che non c'è una speranza per la cultura, non è vero che non c'è una speranza per l'Europa, non è vero, ce la possiamo fare, come ce l'hanno fatta loro.